tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi vorrei mostrarvi nel dettaglio i prodotti acquistati nell'ordine Neve Cosmetics che abbiamo spacchettato insieme la settimana scorsa, più qualche altro prodottino della Kiko che ho acquistato lunedì e che appunto vorrei farvi vedere. Il primo prodotto dell'ordine Neve Cosmetics che vi mostro è il fondotinta Flat Perfection che ho acquistato nella colorazione Medium Neutral e che ho pagato 14,90€. Flat Perfection si presenta in questo packaging molto carino che ricorda le pietre Zen, contiene 8 grammi di prodotto ed è il fondotinta minerale in forma compatta anziché in polvere libera. Come vedete da una parte c'è lo specchietto e dall'altra parte c'è il fondotinta vero e proprio. Ho acquistato la colorazione Medium Neutral in quanto in questo periodo, nonostante io non mi esponga al sole e non mi abbronzi, sono un pochino più colorita rispetto all'inverno e quindi è una colorazione che meglio si addice al mio incarnato di questo momento. Devo dire che sono molto soddisfatta, è un prodotto che ho utilizzato già qualche volta e con il quale mi sto trovando molto bene, ho azzeccato la colorazione e vi farò poi una review più completa del prodotto più avanti, probabilmente dopo le ferie di agosto, quando avrò raccolto maggiori informazioni. Il secondo prodotto che ho acquistato è la neve fissante. Si presenta in questo flacone spray da 120 ml e svolge molteplici funzioni. Innanzitutto svolge la funzione di fissativo per il trucco, per cui a make-up realizzato si vaporizza sul viso tenendo il flacone a 20 cm di distanza dal viso. Poi può servire da base per il trucco, per cui prima di realizzare il make-up si spruzza sul viso e questo facilita l'aderenza dei pigmenti o del fondotinta, oppure può essere utilizzata per l'applicazione liquida del make-up, per cui si bagna il pennello prima di applicare il pigmento ombretto oppure il fondotinta in polvere libera e questo dovrebbe facilitare sempre la tenuta del make-up. Io per adesso l'ho utilizzato solo in quest'ultimo modo, ossia ho applicato un ombretto bagnando prima il pennello, devo dire che in effetti il colore risaltava molto di più e il make-up è durato tanto, nonostante il caldo, per cui questo primo utilizzo è andato sicuramente bene. Anche di questo prodotto, se è il caso, vi parlerò poi meglio più avanti, quando avrò raccolto maggiori informazioni. La neve fissante l'ho pagata 9,90€. I prossimi prodotti che vi mostro sono due pennelli. Rispettivamente alla mia destra vedete il pennello d'ombretto che ho pagato 9,50€ e alla mia sinistra il pennello da correttore che ho pagato 7,90€. Allora, partendo dal pennello occhi, come vedete è un classico pennello col manico nero della Neve Cosmetics per applicare l'ombretto sulla palpebra mobile. L'ho acquistato per dare un po' di cambio al 239 di MAC. Quando magari il pennello è sporco utilizzo questo in alternativa. È un pennello dalle setole sintetiche morbidissime, bicolor, perché sapete che la filosofia della Neve Cosmetics è quella di produrre cosmetici e accessori per il make-up rigorosamente vegan e cruelty free. L'ho utilizzato qualche volta, mi sono trovato molto bene e quindi un prodotto molto valido. Stesso discorso, di nuovo pennello classico della Neve Cosmetics, manico nero, setole questa volta monocolore, sempre sintetiche ovviamente, morbidissime. L'ho acquistato per applicare il fondotinta Flat Perfection. Lo so benissimo che un pennello da correttore non sarebbe adatto, ma ho fatto questa scelta perché il Kabuki, sempre della Neve Cosmetics, con il quale mi trovo molto bene quando applico il fondotinta in polvere libero, Like Coverage Mineral Foundation, molte volte lo trovo un po' troppo grande per il mio viso, per cui non riesco a raggiungere bene la zona ai lati del naso e nel contorno occhi, per cui ho deciso di fare questa scelta e devo dire che sono molto soddisfatta. Infine ho acquistato la Glossy Artist Pochette che vedete inquadrata. È un astuccio portapennelli in ecopelle nera con questi profili fluo molto belli che praticamente si avvolge su se stesso ricordando un po' gli astucci dei gioiellieri e come vedete contiene molti pennelli che ho già sistemato tutti i miei pennelli. Ci sono mi pare 12 scomparti, 9, 10, 11, 12. È caratterizzata da questa patta protettiva e come vedete ci sono già tutti i pennelli dentro. Mi trovo molto bene, in quanto avevo solo il brush holder che però per i pennelli non mi era molto comodo, per cui preferisco questa configurazione. La Glossy Artist Pochette l'ho pagata 9,90€. Vi mostro ora gli acquisti che ho fatto da Kiko. Sono andata qualche giorno fa, purtroppo dei prodotti scontati al 50% non c'era più nulla, ero andata da Kiko perché volevo acquistare la spugnetta da fondotinta, purtroppo non ce n'era più, l'unico che ho acquistato al 50% è questo Vinyl Lips
liquid lipstick nella colorazione 04 Sleek Magenta. L'ho pagato 3,40 €, come sapete costava a prezzo pieno 6,90 € ed era scontato quindi al 50%, quindi 3,40. È un lip gloss, un rossetto liquido che si presenta appunto nella classica forma del gloss con applicatore a spugnetta. Come vedete è una colorazione molto intensa, un fucsia molto intenso, ma nello stesso tempo fresco e molto estivo. Mi è stato consigliato da Tiffany T1000, che è una ragazza che mi segue e io seguo sempre su Facebook, molto simpatica, e che ringrazio per questo consiglio perché è una colorazione che mi piace molto, mi dona abbastanza, credo. Su consiglio della commessa che c'era in quel momento lì da Chico, molto gentile e carina, ho acquistato poi questo lucida labbra volume immediato nella colorazione 25 Velvet Crimson. È un lucida labbra sulla tonalità nude, glitterato, molto bello, e anche lui costava 3,40 € perché in questo periodo è in promozione. Praticamente sono i prodotti che si trovano sul banco e che le ragazze consigliano quando paghi alla cassa, praticamente. Come vedete un colore nude molto bello perché nello stesso tempo è abbastanza intenso e un po' glitterato, anche questo mi piace molto. Infine ho acquistato questo ombretto in cialda, il numero 169, che ho pagato 2,90 €. È un semplice ombretto bianco glitterato, non so se si vede ma ve lo swatch al volo. Vedete, forse i glitter non si notano abbastanza, ma ci sono. Un pochino qua si vede perché c'è una luce pessima. È un semplice ombretto bianco madreperlato, glitterato, da utilizzare come illuminante, in sostituzione della cialda bianca della palettina Rainbow Cake, che purtroppo mi è caduta e si è rotta. Per cui ragazze, questi erano tutti gli ultimi acquisti che vi volevo mostrare. Quindi io vi ringrazio, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei miei acquisti e ci vediamo presto al prossimo video.